In chiusura del Comitato Nazionale di Radicali Italiani siamo in compagnia di Marco Cappato, consigliere comunale a Milano. Sta andando via, gli diamo rapidamente una considerazione su come è andato questo comitato e gli ultimi aggiornamenti su, diciamo, la questione Formigoni. Il comitato bene, nel senso che si è individuata nella battaglia sulla giustizia per l'amnistia legale, cioè per fare rifunzionare lo Stato di diritto contro l'impunità delle prescrizioni, una nuova fase, un nuovo livello di iniziativa. Da una parte un coinvolgimento di mobilitazione a partire dai 30.000 che hanno partecipato in 4 giorni e dall'altra studiare per la incriminazione dei massimi responsabili istituzionali per la violazione sistematica della legalità. Questo per quanto riguarda il comitato. Sul caso Lombardia, si potrebbe sintetizzare dicendo che ci sono tutte queste inchieste, i soldi d'accordo, le vacanze, le bustarelle, i tangenti, non tangenti. Noi siamo garantisti nella inchiesta, la nostra, quella sulle firme false, siamo stati noi a ottenerla da una procura riluttante su questo, e tra l'altro sarebbe l'unica, il percorso poi sulla giustizia amministrativa, che avrebbe come conseguenza di fare decadere il potere abusivo in Lombardia. Forse proprio per questo da 2 anni e mezzo aspettiamo giustizia e la giustizia non arriva. Una questione richiama la prima, cioè la denegata giustizia sul caso Lombardia richiama la necessità di una strutturale riforma della giustizia per il caso Italia. Ringraziamo Marco Cappato, gli diamo appuntamento su Liberi.tv per queste altre interviste. Grazie.